Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di domenica, giornata corrispondente al sole, come si evince ancora dal termine inglese Sunday, quindi giornata di pienezza, di gioia, di massima realizzazione, ma una giornata particolarmente importante per i segni d'acqua. Vediamo cosa hanno a raccontarci gli astri per oggi, domenica 12 novembre 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito come queste si esprimono per ciascun segno zodiacale, ti ricordo come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like su questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e se ti fa piacere anche lasciarci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti, riferiti cioè alla posizione del Sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, rapporto con i genitori, con i figli, rapporto con gli altri familiari, con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, i trasferimenti, i viaggi, lo studio, lo sport, ogni aspetto che sia per te di rilievo, richiedendomi un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online, on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo in maniera graduale di acquisire appunto queste tecniche di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi che sono appunto la base di questa meravigliosa mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo, diciamo giornata importante per i segni d'acqua, particolarmente per i nati la prima e la seconda decade, c'è questa presenza nel segno dello scorpione e della luna che si va a sentire in un senso positivo sicuramente anche per i nati la prima e seconda decade del segno dei pesci e del segno del cancro. È una luna particolare, una luna sì intensa, una luna che non lascia spazio alle mezze misure come dico spesso, ma è una luna anche in un certo qual modo che tende anche ad andare in profondità giocando non del tutto in maniera così trasparente per così dire, quindi in un certo qual modo è quasi una luna approfittativa, visto questa sinergia senza entrare nei tecnicismi eccessivi con Saturno, quindi in un certo qual modo l'andare in profondità è quasi come fare un uso di tutto ciò che magari agli altri può sfuggire per ottenere dei risultati a proprio vantaggio, quindi un aspetto non soltanto strategico ma che va a pescare nel profondo, che va a pescare nell'inconscio pur di raggiungere certe mete, quindi con un senso un po' particolare, un senso un po' diverso, un senso che va a toccare certi punti delicati del proprio inconscio, anche dell'inconscio degli altri. Una luna che risulta ancora un po' fastidiosa, viceversa, per i nati la prima e la seconda decade del segno del toro, nonché per i nati la prima e seconda decade dell'acquario e del leone. A proposito delle energie così acquose e scorpioniche, in questa giornata di tempo libero, sempre importante ancora la presenza del sole per i nati la seconda decade dello scorpione stesso nel cui segno si trova, nonché per i nati la seconda decade del segno del cancro e del segno dei pesci. E anche la presenza marziana ancora nello scorpione, da appunto della giornata di ieri, in procinto di percorrere la fase conclusiva, la parte appunto finale della appunto zona scorpionica, quindi per i nati l'ultima decade di scorpione ancora pesce e cancro, importante nel come dire adeguare le proprie forze alle opportunità che appunto la giornata offre, quindi con questo aspetto molto strategico, molto in grado di cogliere al volo senza colpo ferire tutta una serie di opportunità anche nei momenti di tempo libero, perché no, nei momenti anche ludici, per appunto sbaragliare gli altri senza farsi quasi quasi notare.
Ancora buona armonizzazione favorita per quanto riguarda i rapporti interpersonali, questa morbidezza, questo senso veramente di deporre le armi, nonostante questa energia scorpione che è molto importante. C'è una Venere positiva per i nati la prima decade di bilancio, nel cui segno si trovano anche Gemelli e Acquario, e invece una presenza che potrebbe risultare così un po' spiazzante per il contrapposto Ariete della prima decade, nonché per i nati la prima decade di Cancro e Capricorno. Per quanto riguarda le azioni da compiersi, indirizzate verso il raggiungimento di una certa concretezza anche negli hobby, nei momenti di tempo libero, sempre ricordiamo questa presenza, seppur rallentata nella volta celeste di Giove, che per i nati la prima decade di Toro, Capricorno e Vergine garantisce dei risultati all'altezza delle migliori aspettative. Ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, buona ripresa dopo i giorni scorsi non troppo eclatanti a livello di umore, con questo allontanamento della Luna finalmente non più fastidioso. Ci pensa soprattutto Mercurio quest'oggi a garantirti una sorta di positivo dinamismo nella giornata, questo desiderio anche di veramente di muoverti, veramente di raggiungere delle mete magari anche fuori mano, questo senso della gita fuori porta che riesce a essere più che mai interessante, accattivante per te, e capacità anche da parte tua di coinvolgere gli altri in questi tuoi progetti. Soltanto per quanto riguarda la vita più intima e personale, se c'è ancora un buon equilibrio per i nati la seconda e l'ultima decade, per i nati la prima c'è questo momento così di intesa non troppo facilitata da questa Venere che potrebbe metterti nella posizione quasi di soggiacere, per così dire, le necessità di chi ti ama, di chi ti vuole bene, tuo malgrado, magari abituato come sei a fare le cose magari un po' più di testa tua, come si suol dire. Anche per quanto riguarda le opportunità di gestire le tue forze, le tue azioni, non è il momento di procedere così a sprombattuto, a testa bassa, ma saggiamente amministrando le tue forze in una maniera magari che normalmente non tendi a fare, ma che in questo momento ti riesce magari un po' più facile rispetto al solito. Per te, costante e coerente Toro, una giornata dai connotati un po' delicati, momenti di tempo libero in cui potresti manifestare a livello di umore una certa contrarietà, quasi come fosse se per motivi di principio, soprattutto se appartiene la prima e la seconda decade. Infatti questa presenza lunare potrebbe indurti a non sentirti poi così di buon umore. Anche per quanto riguarda il tuo tenore energetico, ancora quest'oggi la presenza del sole autunnale potrebbe farsi sentire con questo effetto smorzante il tuo buon centramento, appunto se appartiene la seconda decade, mentre c'è ancora un buon equilibrio per i nati l'ultima decade e una buona ripresa per i nati la prima. Per quanto riguarda la capacità di ben armonizzarti con coloro che sono maggiormente importanti per te, è sempre positiva questa presenza di Venere che ti consente veramente di trovare dei punti di accordo con molta facilità, anche nelle situazioni più apparentemente intricate. Buona possibilità sempre di dare così struttura e dar forma ai tuoi progetti, anche nei momenti di tempo libero, nei tuoi hobby, per così dire, se appartieni alla prima decade, con la costante presenza di Giove nel tuo segno, che seppur rallentato nel suo retrocedere nella volta celeste, ti consente comunque di avere, per così dire, la fortuna della tua. Andiamo avanti con te, frizzante e intelligente Gemelli. Si profila una giornata in cui il tempo libero a tua disposizione potresti decidere, perché no, anche di impiegarlo in situazioni, per così dire, non dico più serie, però magari non così differenziate come normalmente ami fare. Quindi è una giornata un po' particolare in cui comunque hai anche la facilitazione nella rapportualità con coloro che sono maggiormente importanti per te, con chi ti ama, con l'eventuale partner, con chi ti vuole bene, specie se appartiene alla prima decade, con questa presenza recente di Venere che ti consente veramente di sciogliere qualunque momento e motivo di tensione con estrema facilità. Per quanto riguarda la tua concentrazione, ancora ottimale se appartieni alla seconda e l'ultima decade, la presenza del Mercurio che ti governa in posizione, per così dire, contrapposta, senza entrare nei cicli
eccessivi tecnicismi, rappresenta un momento di non perfetto equilibrio, non perfetta obiettività per quanto riguarda le tue prospettive, le tue analisi mentali, ma magari nei momenti di tempo libero questo potrebbe risultare non così di rilievo come nei momenti più seri in cui ti impegni magari professionalmente. Buona intesa e buona capacità anche di procedere per quanto riguarda gli intenti più costruttivi, anche al di là di quell'approccio magari più astratto che ti caratterizza, soprattutto se appartiene alla prima decade. Per te sensibile ed emotivo Cancro, ancora una giornata decisamente intensa, decisamente molto appagante. Questa presenza delle luna si fa sentire soprattutto se appartiene alla prima e la seconda decade, colorando la tua giornata, perché no, anche dei momenti di grande coinvolgimento, di passione, dei momenti veramente conturbanti. Quindi veramente cogli al volo questa presenza della luna che ti governa in una posizione decisamente molto favorevole per te. Tutto ciò nonostante appunto la presenza contemporanea un po' raffreddante, un po' spiazzante di Venere, che continua viceversa a farsi sentire se appartiene ai primissimi giorni della prima decade. Buona forma generale ancora quest'oggi se appartiene alla seconda decade, grazie a questo sole autunnale che ti consente veramente di avere questa ottima gestione delle tue forze anche senza darlo necessariamente a notare. Anche se appartiene all'ultima decade, questa recente evoluzione astrale di Marte ti consente veramente di adoperarti con uno spirito strategico per ottenere esattamente ciò che desideri, senza anche in questo caso farti notare con questa notevole carica che altrimenti riuscirebbe quasi quasi a spiazzare chi ti conosce, che magari non è così abituato e abituato a vederti con questa magari insolita, almeno per te, grinta. Andiamo avanti con te, maestoso e carismatico Leone. Una giornata ottimale di tempo libero si profila particolarmente se appartiene alla ultima decade, viceversa per i nati la prima e la seconda si fa alquanto sentire questa presenza lunare alquanto fastidiosa. Certi tuoi atteggiamenti anche nei confronti di coloro a cui maggiormente tieni potrebbero risultare alquanto ruvidi, non dico pungenti, ma sicuramente non così sciolti, non così accattivanti, non così positivi come di consueto. Se da un lato la luna di oggi ti influenza in maniera così sensibile, non troppo positiva, ci pensa comunque una Venere decisamente molto più propizia, sempre se appartiene alla prima decade, a consentirti veramente di recuperare questo terreno magari che potresti magari perdere leggermente per appianare certe situazioni che magari proprio tu con certi tuoi atteggiamenti potresti essere stato ad alterare. Buona forma generale per i nati la prima decade, ancora quest'oggi buon equilibrio per i nati l'ultima, mentre questo sole autunnale potrebbe risultare ancora un po' smorzante il tuo consueto tenore energetico se appartiene alla seconda decade. Per i nati l'ultima ancora questa necessità di ponderare adeguatamente certe azioni onde evitare appunto di alterare certi equilibri importanti. Per te metodica e razionale Vergine, benché a livello mentale, particolarmente se appartiene alla prima decade, potresti ancora sentirti non così in equilibrio come di consueto, a livello emotivo le energie planetarie di oggi ti consentono veramente di ben fluire nei vari momenti della giornata che puoi dedicare appunto nei momenti di tempo libero a condividere in maniera molto pacata, molto accattivante, molto gradevole tutto ciò che per te è importante con coloro che sono così presenti maggiormente nella tua vita, con chi ti vuole bene, con chi ti ama, con l'eventuale partner, soprattutto se appartiene alla prima decade grazie a questo recente arrivo di Venere. Per quanto riguarda la tua forma generale, sempre ottimale se appartiene alla seconda decade, ancora quest'oggi con questa presenza del sole in grado di farti avere veramente questa carica aggiuntiva che non può che farti piacere, e nel tuo modo di scegliere di agire anche nei momenti più sciolti e di relax della giornata di oggi, è come se sentissi questo desiderio di farti valere con questo senso magari di aggirare l'ostacolo pur di appunto giungere esattamente dove ti sei prefissato e prefissato, soprattutto se appartiene all'ultima decade considerata appunto questa presenza importante di Marte. Per quanto riguarda la tua capacità di dar peso e struttura ai tuoi intenti, sempre positiva se appartiene alla prima decade.
Andiamo avanti con te, estetica e creativa, bilancia, energia in campo che continua a darti la spinta giusta in quella direzione armonizzante con coloro a cui maggiormente tieni, soprattutto se appartieni alla prima decade. Questa costante presenza di Venere nel tuo segno ti consente veramente di ben armonizzante, di creare momenti di armonia, di serenità con ancora più facilità rispetto al consueto. Perché no? Anche momenti di tempo libero che puoi dedicare veramente a creare bellezza se ti impegni in contesti creativi che riesci veramente a vivere e a, come dire, condividere con chi ti è vicino con ancora più facilità rispetto al solito. Buona forma generale per i nati la seconda decade, con una capacità veramente di impegnarti anche lontano da quelle luci dei riflettori per ottenere certi risultati per te importanti, e per i nati l'ultima decade anche questo Marte che ti consente allo stesso modo di adoperarti senza colpo ferire per giungere esattamente dove ti sei prefissata e prefissato. Per quanto riguarda la tua capacità dialettica, la tua comunicatività, riesci a essere più che mai coinvolgente nella giornata di oggi con anche queste iniziative dinamiche che potrebbero portarti così a decidere, a valutare, a condividere con chi ti è vicino delle opportunità di fare delle gite fuori porta, delle opportunità di movimento che possono essere veramente molto interessanti per te e per chi le condivide con te. Per te strategico e inconscio Scorpione, una giornata davvero al top grazie anche alla presenza della luna nel tuo segno che si fa sentire marcatamente se appartieni alla prima e alla seconda decade. Quindi al di là di questa opportunità magari di svago, di divertimento, un po' pazzerellone per così dire, che ti si possono presentare, puoi decidere di condividere in maniera più ristretta appunto il tempo libero a tua disposizione con coloro che sono maggiormente importanti per te, andando veramente in profondità, con intensità, con quel senso veramente di passione che già ti caratterizza, ancora più spiccato rispetto al solito. Momenti anche conturbanti, favoriti, sempre appunto se appartiene la prima e la seconda decade. Anche Venere propizia, se appartiene la prima, ti consente veramente di ben armonizzarti con coloro che sono importanti per te, trovando con facilità soluzioni che possono essere soddisfacenti per tutti. Forma generale ancora ottimale per oggi, se appartiene la seconda decade, con questo sole presente nel tuo segno che ti consente veramente di avere questa quasi inesauribile risorsa di energia. Anche il Marte positivo, se appartiene all'ultima, ti consente veramente nei momenti di bisogno di farti valere, di procedere, di agire con una forza, con una carica davvero invidiabile. Proseguiamo con te, ottimista e avventuroso Sagittario, iniziative che sono alla tua portata o magari anche un po' più lontane, non necessariamente così raggiungibili, risultano comunque di assoluto rilievo nella tua giornata di oggi. Quindi questo senso di dinamismo, questo senso di coinvolgere anche le persone che ti sono vicine con queste idee sempre molto appunto positive, focose, ottimistiche, entusiastiche, soprattutto se appartiene alla prima decade, grazie a questo recente arrivo di Mercurio nel tuo segno che ti consente veramente di dialetticamente, a livello così di comunicazione, trasmettere tutto questo entusiasmo che ti caratterizza alle persone che ti sono vicine. Quindi una giornata tutt'altro che noiosa in cui puoi essere proprio tu, per così dire, l'apripista in situazioni che comportano anche delle opportunità di movimento, di spostamento, di allontanamento da quei territori abituali vissuti durante la settimana. Per quanto riguarda la possibilità di armonizzarti in senso positivo con coloro che sono maggiormente importanti, sempre positiva la presenza di Venere, se appartiene alla prima decade, in grado veramente di aiutarti a trovare soluzioni, a trovare degli input che sono soddisfacenti per tutti. Ottimale la forma generale se appartieni alla seconda decade. Per te pragmatico e concreto Capricorno, notevole intensità a livello emotivo risulta favorito nella giornata di oggi, soprattutto se appartiene alla prima e alla seconda decade. In un certo qual modo è come se non andassi troppo per il sottile pur di raggiungere quelle mete che ti sei prefissata e prefissato, anche strategicamente studiando tutta una serie di situazioni che appunto possono essere vantaggiose per te. Anche nei momenti di tempo libero, quindi è come se fossi così un po' in grado di armonizzare
arrovellarti, quasi come se ci fosse questo impegno costante da parte tua pur di giungere da qualche parte. Per quanto riguarda il tuo tenore energetico, sempre ottimale ancora per quest'oggi, se appartiene alla seconda decade, grazie a questa favorevole spinta del sole e capacità più che mai ottimizzata di agire, di procedere, di scegliere, se appartiene alla ultima decade, grazie a questa favorevole spinta di Marte. Soltanto per quanto riguarda i rapporti più intimi e personali, c'è ancora un buon equilibrio se appartiene alla seconda e l'ultima decade. Questo recente arrivo di Venere potrebbe un po' spiazzarti nella rapportualità con coloro che sono maggiormente importanti per te se appartiene alla prima decade. Buona opportunità di dare struttura e forma ai tuoi intenti sempre se appartieni alla prima decade. Proseguiamo con te, frizzante e anticonformista Acquario. Qualche momento delicato per quanto riguarda il tuo umore potrebbe farsi sentire quest'oggi, almeno se appartiene alla prima e alla seconda decade. Quindi rispetto a quel tuo atteggiamento molto socializzativo, molto aperto, potresti insolitamente risultare, non dico un po' burbero e burbara, ma sicuramente non così sciolta e sciolta come di consueto. Ci pensa comunque, nonostante questa presenza della Luna che potrebbe influenzarti in questo senso, una Venere propizia, almeno se appartiene alla prima decade, a ricolorare di tinte molto possibiliste, molto morbide il tuo modo di rapportarti, specie nei confronti di coloro a cui maggiormente tieni. Forma generale in graduale ripresa, non soltanto per i nati la prima decade, ma quasi quasi anche quest'oggi per i nati la seconda, con questa evoluzione graduale del sole che ancora quest'oggi potrebbe farsi sentire per i nati appunto gli ultimissimi giorni della seconda decade. Momenti delicati per quanto riguarda la gestione delle tue energie, le azioni che compi, certe scelte che magari potresti essere tentata e tentato di fare se appartiene all'ultima decade, considerata appunto ancora questa presenza di Marte non troppo propizia. Ottimale la tua concentrazione e capacità veramente di coinvolgere con facilità nei tuoi progetti le persone con cui interagisci, specie se appartiene alla prima decade. Concludiamo con te, fantasioso e profondo Pesci, più che mai nella giornata di oggi, considerate queste energie intense e acquose della Luna che si fanno marcatamente sentire se appartiene alla prima e alla seconda decade in sinergia con quel Saturno costantemente presente nel tuo segno. Quindi veramente riesci ad andare ancora più del consueto in profondità con questo senso di grande coinvolgimento, di grande passione vissuta veramente in maniera verace, in maniera anche conturbante, se lo desideri, grazie appunto a questa sinergia di energie planetarie che ti porta veramente a toccare certi punti profondi quasi quasi anche senza rendertene necessariamente conto. Ancora quest'oggi ottimale la presenza del sole con un buon tenore energetico se appartiene alla seconda decade, in procinto appunto di procedere nel suo percorso nella volta celeste verso appunto la fase che riguarda i nati l'ultima decade, che quest'oggi comunque possono godere della presenza di Marte, un Marte intenso, un Marte velatamente combattivo, ma in grado veramente di aiutarti a sfoderare tutta una serie di prerogative di azione, prerogative anche di combattività che normalmente magari non credevi quasi di poter possedere, anche nei momenti di tempo libero, nei momenti più sciolti e tranquilli. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove, come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e cattivanti. Ti ricordo, qualora ancora non l'avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se ti fa piacere, anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre hai anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate, abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti, riferiti cioè alla posizione del sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro
aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, con i genitori, con i figli, con gli altri familiari, con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, i trasferimenti, i viaggi, lo studio, lo sport, ogni aspetto che sia per te di rilievo, richiedendomi un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che troverai portate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo di acquisire appunto questi metodi di comprensione di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per il mio oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale, a domani, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!